Sei. Volevo chiederti come hai appreso questa eliminazione da parte dell'Italia. Beh, non con molta sorpresa perché obiettivamente le prestazioni precedenti, intese come amichevoli, e anche il primo tempo contro l'Inghilterra non mi avevano convinto appieno. L'aver cambiato in tre partite, tre moduli di gioco, tre formazioni diverse, insomma, non ha dato certamente sicurezza al gruppo. E Di questo conseguenza, Balotelli poi, insomma, ci ha messo anche un po' del suo. ma non è questione solo di Balotelli, è l'aver creato e aver pensato che Balotelli fosse diverso per questi 20 giorni brasiliani rispetto a quanto accade ormai da più tempo. È una persona su cui non puoi fare, sotto l'aspetto tecnico e mentale pieno affidamento, perché caratterialmente ha queste debolezze, questi scatti d'ira, queste reazioni, e fare affidamento e puntare come progetto tecnico su Balotelli forse è stato eccessivo da parte di Cesare. Troppo facile adesso dire a Nico che Luca Toni avrebbe fatto no comodo di più all'Italia di Prandelli. Io ho avuto modo di dirlo in tempi non sospetti. In una competizione che dura 20 giorni, un attaccante di quelle qualità e di quelle caratteristiche, parlo di Toni come posso citare Girardino, io non me ne sarei privato, non avendo nella rosa dei 23 un attaccante vero diciamo, d'aria di rigore. Immobile è un grande attaccante in prospettiva, è il capocannoniere del nostro campionato, ma è un giocatore che attacca bene la profondità e lo spazio. Non è e non ha le caratteristiche di Toni, di Girardino. In ultima ti chiedo, da ex Juventino pare che al momento il Turbe sia destinato a vestire la maglia bianconera. Secondo te è la scelta giusta per il Turbe? Juan che ha detto che vuole soprattutto giocare la Champions l'anno prossimo. Beh, se vuole giocare la Champions e giocarla con una squadra italiana non ci sono molte altre alternative. Io glielo auguro perché alla Juventus, sotto l'aspetto organizzativo e di progetto, va in una grande società, in un grande club che ha grande storia e se puntano sui Turpe perché sicuramente, come hanno fatto con altri grandi campioni, c'è la volontà di impiegarlo al meglio affinché possa realizzare appieno quelle che sono le sue aspettative.